Già da tempo erano in corso degli incontri con le rappresentanze sindacali, con i sindacati, che hanno sempre posto una questione riguardante tutti voi, cioè tanti lavoratori che lavoravano per conto del Comune di Cagliari, grazie all'appalto dello spazzamento, della pulizia delle strade. Nel corso di questi ragionamenti una delle questioni poste a noi dai sindacati, ovviamente dalle rappresentanze dei lavoratori, era quella di dare una certezza dal punto di vista del lavoro a tanti che operavano in modo precario da tantissimi anni per la devizia. Ovviamente in questo caso non si tratta, così sgombriamo il campo da equivoci, di una stabilizzazione, è una procedura che sta avviando il Comune di Cagliari con lavoratori del Comune di Cagliari, ma si tratta più nemmeno di un'autorizzazione, soprattutto in prospettiva, rispetto sia ai pensionamenti che arriveranno, sia alle nuove come dire, competenze o comunque problematiche, quindi necessità di personale rispetto all'appalto, quello che conoscete, che sta andando verso la raccolta porta a porta. Quindi in questa direzione ci siamo sentiti di poter autorizzare l'impresa ad avviare stabilizzazioni, ovviamente disinteressandoci completamente dal punto di vista dei nomi, cognomi, chi poi sarebbe stato interessato dalla stabilizzazione, ma fissando dei criteri che poi sono quelli concordati con i sindacati, criteri appunto che poi hanno avuto quale ricaduta quella di una stabilizzazione che è andata anche ben oltre le possibilità che avevamo immaginato all'inizio. Che cosa mi auguro? Mi auguro innanzitutto che si possa collaborare e lavorare nell'ambito tra noi, insomma, tra l'amministrazione comunale e l'impresa, per erogare un servizio migliore alle cittadine e ai cittadini. Come sapete c'è una difficoltà in più data da questa confusione normativa quotidiana, per cui siamo passati nel corso di un paio d'anni dalla TARSU alla TIA, per chi l'ha adottata, a un'altra formulazione modifica della TIA, alla TARES, che adesso sembra abbandonata a favore della TASI. Quindi una confusione, una difficoltà per tutte le amministrazioni comunali. Ulteriore difficoltà data dal fatto che il potenziamento del servizio in qualsiasi direzione esso si svolga, dalla pulizia notturna allo spazzamento quotidiano, ha una ricaduta diretta oggi sulla bolletta che i cittadini pagano, quindi con una difficoltà da parte nostra, da parte dell'amministrazione comune di Cagliari, ma da parte di tutte le amministrazioni d'Italia, nel potenziare servizi, sapendo che quel potenziamento ha una ricaduta in termini negativi ovviamente nella bolletta, per cui fa raddoppiare, triplicare la bolletta della TARES, sia per le famiglie sia per le imprese, che è uno dei temi che è stato posto anche di recente, lo sanno i consiglieri che erano presenti, all'Assemblea Nazionale dell'ANCE, cioè l'assenza di possibilità per un comune di decidere di limitare un servizio o comunque spostare risorse nell'ambito delle risorse disponibili da un capitolo a un altro, da un servizio a un altro, per potenziare quello che serve in base alla dimensione, alla struttura e alle esigenze stesse sia dei cittadini che della città. Questo è impedito perché quello spostamento, in questo caso con la nuova normativa, poi appunto vedremo che cosa accade e che cosa accadrà in questi giorni e nel corso dei mesi fino alla fine dell'anno, per capire qual è il quadro normativo di riferimento e quindi quali le reali condizioni nelle quali ci troveremo ad operare. Però sappiamo oggi che quello spostamento di risorse causerebbe una mortificazione ulteriore per le cittadine e i cittadini e per le imprese. Ecco, in questo senso mi sento di ringraziare innanzitutto la commissione consiliare, l'assessore, che hanno lavorato in questa direzione, insomma, per dare alla fine una certezza, una prospettiva di maggior serenità nell'ambito della pur difficile situazione che vive il Paese, che immagino vivano le vostre famiglie, tutti voi, di incertezza e insicurezza sul lavoro. Ecco,
per quanto possibile noi ci siamo posti l'obiettivo, lo stiamo facendo con i concorsi pubblici all'interno della pubblica amministrazione per dare possibilità a tempo indeterminato e non sistematicamente con una precarietà che diventa istituzionalizzata. Quindi lo stiamo facendo come comune, lo facciamo nel momento in cui c'è una possibilità anche che può essere data a un'impresa che lavora col comune. Come sapete, poi ovviamente anche le imprese che verranno, l'impresa che l'azienda che vincerà la gara erediterà le maestranze, le professionalità, le competenze, i lavoratori che oggi operano nell'ambito del servizio dei servizi tecnologici, cioè della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Io ricordo sempre che una delle prime riunioni è stata quella di audire tutti i sindacati, tutte le confederazioni naturalmente firmatarie del contratto collettivo nazionale. Abbiamo audito anche, mi pare, l'azienda. Parole dei sindacati mi dicevano la prima volta che si audivano tutti insieme i sindacati e l'azienda. Non voglio dire niente né aggiungere nient'altro. Questi erano sugli atti che ci sono nella commissione. Vi ricordo che tutte le commissioni sono sia pubbliche, hanno una relazione naturalmente sintetica su quello che si dice. Quindi stiamo parlando di due annetti, una cosa del simile. E ricordo anche che ci fu un impegno per una battaglia politica per sicuramente cambiare quello che era il concetto della precarietà. Di sicuro non lo cambiamo noi, però quando vedete c'è la volontà politica di impegnarsi, qualcosa succede. E vi ricordo anche che una mozione del 13-12 del 2011 recitava, approvata all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, presenti 37 persone, 36 favorevoli e uno astenuto. L'astenuto c'è sempre, perché il Presidente del Consiglio si astiene su tutto. Quindi all'unanimità si può dire che è stata approvata. Vi recito questo piccolo passaggio. Nell'ambito del nuovo capitolato, rivedere la norma che fa riferimento all'assunzione del personale riferito all'articolo 16A, sostituzione personale dell'attuale contratto. Non ve lo leggo tutto, altrimenti è lungo. Facendo in modo che si realizzino procedure di assunzione che favoriscano pari opportunità di accesso, la valutazione del merito, nonché il superamento del lavoro atipico o precario. Io credo che il sindaco l'abbia detto, non abbiamo fatto nomi e cognomi, abbiamo riportato la palla a quello che era il contratto collettivo nazionale, dove vede le parti, io che ho sempre fatto un po' di sindacato e allo stesso tempo le ditte, l'ATI, costituita da tre società, come tutti ben sapete, poi si nomina sempre la Devizia perché forse sono più simpatici, sono quelli che hanno più gas, forse sono quelli che hanno il 60% della parte, quindi loro si fanno un po' più fighetti, usiamo questo termine, scusate, poi il francesismo, e quindi allora si nominano sempre loro, i primi, tra virgolette, della classe. Vedete, quando un'amministrazione di sinistra parla di perdita di lavoro, parla di identità, io che faccio lo psicologo, sembra quasi che calzi a pennello. Stamattina mi sono svegliata alle 5 del mattino, forse ero un po' anche teso per questo incontro, e c'era un giornalista che diceva, ha pubblicato questo libro, che diceva salviamoli tutti, e parlava di precariato alle 5 del mattino. Sembrava quasi che per un destino si arrivasse a quello. Allora io credo che si può essere sordi davanti a queste persone che chiedono aiuto? Io credo di no. E allora se io perdo il lavoro, perdo quello che è la dignità, perdo quello che sicuramente tutti voi ogni mattina andate ai vostri figli e gli dite guarda papà non può portare il pane a casa perché sicuramente non ha la stabilità. Lo dico da padre di famiglia. Lo dico, guardate, da padre di famiglia, che sicuramente portare il pane a casa è una cosa che deve essere, ed è scritto anche nella nostra Costituzione. Allora, credo che un benvenuto e piacere di avervi visto, almeno per la prima volta, e spero che anche voi siate i fautori anche di un impegno profuso anche per il porta a porta. L'avete dimostrato anche quando è arrivato il Papa. Avete lasciato la città pulita come ce l'avevamo il giorno prima, e alle 18:30, quando è andato via il Papa, voi eravate presenti, e neanche dopo mezza giornata la città era completamente pulita. Vi do solo due dati: 80.000 persone per il Papa quando venne Benedetto XVI, tra l'altro avete visto anche il report, non aggiungo altro, arriva Benedetto XVI, 400.000 persone e anche più,
e avete ridato in meno di 12 ore nuovamente la città pulita. Io credo che questo sia l'auspicio, è quello che vi chiedo, è di continuare così. Grazie.